Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con il secondo episodio delle VRC Official di Hachette. Innanzitutto io ci tenevo a ringraziarvi per il primo video sulla Lancia Delta. Siete stati in tanti a scrivermi, in tanti a farmi sapere che eravate contenti di vedere questi modelli. Ho visto peraltro che tanti di voi l'hanno fatta la collezione, quindi insomma ho aperto una porta già aperta perché eravate già belli avviati un po' tutti voi. Comunque, come sempre, io avevo annunciato sui miei social dell'uscita di questo video. Mi raccomando, vi lascio qui sotto, andate sempre a lasciare un bel pollicione se volete essere aggiornati su quello che esce sul canale. Infatti vi stavo dicendo che voglio recuperare alcuni di questi numeri, ma non vi ho detto quali. E ogni tanto sui social vi lascio degli spoiler che ovviamente vi avevo già annunciato. La Subaru, ragazzi, quando si parla di rally, almeno per quanto mi riguarda, si parla di Subaru, perché questa è una macchina veramente iconicissima, che quando ero ragazzino, poi peraltro una piccola sorpresa da farvi vedere quando ci spostiamo sotto, riguardante proprio quest'auto. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi ho creato la playlist delle VRC Official di Hachette, dove appunto potete andare a trovare tutti i modelli che andremo a mettere anche in futuro. Per ora c'è soltanto la Lancia Delta, soltanto. Quindi mi raccomando, se ve la siete persa, andatela a recuperare. Ultima cosa che ci tenevo a dirvi, importantissima, è che sto muovendo i miei contatti per le teche. Vi avevo detto già l'altra volta che purtroppo queste macchine non hanno la teca, quindi per ora non le sto aprendo perché altrimenti mi si impolverano, non so dove metterle. Comunque sto lavorando per arrivare ad ottenere delle teche, in tanti me le avete già chieste, quindi non appena avrò novità vi farò un bel videozzo dove insomma vi mostrerò come poter collezionare al meglio queste macchinine. Va bene? Ragazzi, spostiamoci sotto, andiamo ad aprire la Subaru Impreza. Perfetto ragazzi, eccoci qui. Andiamoci ad aprire questa Subaru. Allora, come vi volevo raccontare e vi stavo dicendo prima, ci sarà una piccola sorpresa per quanto riguarda questo numero. Allora, questo era il numero 45 Subaru Impreza S3 VRC del 1997. 97 è stato l'anno, ragazzi, in realtà se ci penso meglio credo il 98 è stato l'anno in cui io mi sono comprato per la prima volta, anzi in cui i miei genitori mi hanno comprato per la prima volta la Sony PlayStation, va bene? Se vi ricordate, i più anziani di voi si ricorderanno che con la PlayStation 1 uscì un gioco da rally meraviglioso che si chiamava proprio appunto Colin McRae Rally, va bene? Comunque, andiamoci intanto a leggere qualche informazione su questa macchina. Cambio semiautomatico a controllo elettronico. Motore 4 cilindri boxer anteriore trasversale. Poi scocca due porte allargate, alleggerita e irrigidita. Ampi passaruota bombati. Carrozzeria in materiale compositi con vistose appendici aerodinamiche. Trazione integrale con differenziale anteriore e ripartitore di coppia controllati elettronicamente. Sospensione schema MacPherson sia all'anteriore che al posteriore. Guardate che spettacolo di macchina, ragazzi, questo è veramente uno spettacolo, la Subaru. Comunque, come vi dicevo, io ragazzi giocavo tantissimo a questo Colin McRae Rally e devo dirvi che è stata sicuramente una delle motivazioni che mi ha spinto a collezionare quest'auto, perché come vi ho detto a inizio video, se si dice Subaru si dice Rally, quindi già questo era importante. In più, guardate un po', io ancora oggi lo posseggo, guardate poi in che condizioni, ragazzi, io come sapete sono un collezionista, quindi le cose le tengo sempre alla grande. Eccolo qua il gioco di cui vi parlavo, Colin McRae Rally. Raga, questo è un gioco meraviglioso, voi dovete pensare che nel 97-98 praticamente la tecnologia era bassissima e l'unico modo per poter giocare a un simulatore di guida decente era nelle vecchie sala giochi con questi simulatori che erano grandi, giganteschi, non si potevano di certo mettere dentro casa. Con la PlayStation arrivò finalmente un gioco all'altezza di Rally. Raga, era fatto proprio bene, c'era il tempo, se faceva dei danni dovevate spendere tempo per aggiustare l'auto, quindi era anche una simulazione molto vera del campionato di Rally, quindi era veramente un giocone. Eccolo qua, Colin McRae Rally. Va bene? Allora, adesso ci andiamo a vedere finalmente il nostro modellino. Raga, mi dispiace anche per questo modello, non lo aprirò perché, come vi stavo dicendo, non ho le teche, non mi va di farlo impolverare, al momento non so neanche dove metterle,
quindi purtroppo non le posso aprire. Però vediamo un po', appena risolviamo questa storia delle teche, sicuramente le andremo ad aprire tutte quante insieme. Allora, questa è la Subaru, eccola qui, impresa WRC97, Liatti Pons Rally Monte Carlo 1997, Monte Carlo che appare anche qui sullo sportello. Allora, ragazzi, bellissimi cerchioni dorati, molto molto tipici della Subaru, sono sempre stati dorati i cerchioni. Mi piace sempre questa collezione, la qualità io ho riscontrato sia veramente molto elevata, soprattutto sui fari che, vedete, hanno tutte le rigature del faro, quindi va a sembrare veramente reale e questa è una cosa che mi piace tantissimo. Poi abbiamo le antenne che anche in questo caso sono realizzate molto bene, ragazzi, sono dritte, quindi non ci sono problemi che antenne storte o rotte, quindi molto buono. Fari posteriori, anche in questo caso, raga, guardate come sono buoni, perché esattamente come gli anteriori risultano scolpiti. Guardate ad esempio il faro bianco della retromarcia, che ovviamente sul bianco si vedono di più le righe, vedete, del faro. È una cosa che mi fa davvero molto piacere perché rende il modello molto molto realistico. Le decals sono fatte molto bene, su tutte le fiancate ho visto sono fatte molto bene. Gli interni sono la parte, diciamo, un pochino più scarsa di questa collezione, in quanto fondamentalmente sono sempre completamente neri. Per quanto riguarda la lancia, avevamo la ruota di scorta, avevamo i sedili con le decals, che sicuramente si vedevano di più, va bene? Qui le decals ci sono sulle cinture, eccole qua, si vede anche l'estintore, eccolo lì, che è buono, insomma dà comunque una buona idea di veridicità del modello, però per il resto non c'è molto. Il roll bar ad esempio è blu e quindi risulta di meno, se ricordate quello della lancia bianco si vedeva di più, quindi faceva un effetto sicuramente migliore. Comunque ragazzi, tutto sommato anche questa Subaru è veramente bellissima. Collezione da 24,99 che io vi dico come le grandi Formula 1, ritengo un prezzo molto molto buono per questi modelli. Vi assicuro che questo modello qua, quasi identico, sicuramente in un negozio di modellismo lo pagate quasi il doppio, va bene? Quindi fondamentalmente secondo me ci siamo. Bellissimo modello, la Subaru impresa del 1997, ragazzi miei, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, per quanto mi riguarda è un'autentica icona di che cosa stiamo parlando. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like veloce come la Subaru. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete fatto questa collezione, se avete preso questo modello, sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero che, esattamente come l'altra volta, non vi dirò quale sarà, va bene? Quindi magari potete provare ad indovinare, magari nei commenti fatemi sapere quale volete vedere, quali sono i modelli che volete continuare a vedere, perché insomma vediamo un po' di riuscire ad ottenerli. Qui da Visio e dalla Subaru Impresa è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!